Ciao ragazzi, allora ben arrivati, ore 14.03, puntuali, mi confermate che voi che siete presenti sentite e vedete tutti correttamente? Buongiorno Maria, saluta Luciano, Lorenzo, Giuseppe, Gabriele, Alberto. Vedo che la gente comincia a entrare, vediamo tutti bene, ok, perfetto, grazie. Allora aspettiamo qualche secondo. Intanto andiamo sui grafici. Allora ragazzi, come va? Tutto a posto? Ciao Giuseppe, ciao ciao ciao. Allora, prima di iniziare, ottimo, bene, bene, bene. Sono andato a vedere il report rilasciato dal CFTC in data 13, quindi martedì scorso, non è quindi aggiornatissimo. Andiamo a fare il refresh se si aggiorna. Rimane così per andare a vedere come erano messi gli istituzionali sul cambio euro, o meglio sul future dell'euro. E se osservate, se osserviamo bene qua, attimino. Eccolo qua, esatto. Vedete che i non commercial, quindi i large trader, gli istituzionali, iniziano ad essere ben posizionati long rispetto a quelli short. Quindi la somma dei contratti long meno la somma dei contratti short dà delle posizioni nette più o meno di 80.000 posizioni nette long. Anche questa settimana, la settimana precedente a questa uscita dei dati, ci sono stati 662 contratti tolti dal long, ma ben quasi 10 volte tanto short. E quindi continua l'alleggerimento delle posizioni short e si mantiene invece buono le posizioni long. Quindi i grandi investitori continuano ad essere long di posizioni nette sull'euro future. Vuol dire che loro, che sono poi quelli che determinano l'azione dei prezzi e l'andamento dei trend, guadagnano se il cambio euro-dollaro sale. Andiamo a vedere se riusciamo a vedere anche timing chart. Andiamo un attimino. Per ricordarci quando c'è stato l'incrocio tra le posizioni nette short e le posizioni nette long. Vediamo se lo carica. Ci sono stati tra l'altro delle modifiche. Candela, andiamo a vedere quindi il COT, eccolo qua, andiamo indietro di una decina d'anni. Ecco qua, vedete dove c'è stato l'incrocio
proprio in data 5 maggio di quest'anno, l'incrocio tra le posizioni nette in cui i large traders hanno incrociato la linea dello zero con i commercial, portandosi di buona lena in posizione positiva. Quindi vedete che da allora, il 5 maggio, hanno continuato ad incrementare le posizioni. Guardate, prima erano meno 12.000, meno 5.000. Al 5 di maggio c'è stato il primo passaggio di consegne, siamo andati subito a 4.412 posizioni nette long, poi 9.000, 16.000, 37.000. Il 19 e il 20 maggio eravamo già a 63.000 e adesso ci siamo attestati a 80.000 posizioni nette long, e questo è il dato del 12 giugno. Quindi i large traders hanno incrociato la linea dello zero, che significa che hanno posizioni nette long, significa che loro guadagneranno se l'euro-dollaro sale. E cosa faranno questi signori? Questo è un po' il riassunto di questa tabellina che vediamo qui, che abbiamo visto prima. L'hanno se il prezzo, prima andiamo qui, se il prezzo di euro-dollaro continuerà ad aumentare, e entreranno sul mercato quindi anche molto pesantemente, perché hanno i soldi per spostare il prezzo, sulla coppia spot. Vedete, 164.000 e 85.000, differenza fa proprio questa somma qui che vediamo, circa 80.000 posizioni nette long. Cosa faranno quindi? Entreranno decisamente sul mercato in acquisto di questa copia, perché loro guadagneranno se il prezzo sale. Un attimino che mi bevo il caffè che mi ha portato Paola, altrimenti si raffredda. Fate una nottata dura questa notte, ragazzi, abbiamo venduto una marea di roba sui mercati. Non stanco morto. Allora, ciao Vincenzo, ciao. Allora, signori, saluto anche gli arrivati, Alberto, Antonio, Daniel, Davide, ciao, 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 Gabriele, Giuseppe, Lorenzo, Luciano, Maria, Mirko, Vincenzo e quant'altro. Ciao, ciao, ben arrivati a tutti. La sala si sta riempiendo. Guardate, da quella data in cui c'è stato l'incrocio, qui abbiamo detto che c'è stato l'incrocio tra le posizioni nette long e short esattamente il 4, eravamo ancora short, eravamo ancora, ecco qui, il 2 di maggio. Il 2 maggio c'è stato l'incrocio tra le posizioni nette long e short a favore dei long, il 2 maggio. Il 2 maggio era esattamente qui, 21 del 4, 27, 1, 2. Ecco qua. In questa data c'è stato il passaggio di consegne, no? Tra i compratori e i venditori. Guardate, nei giorni successivi, la settimana successiva, come il mercato ha immediatamente sentito questo movimento. Vedete che poi si è assestato un po' nella parte alta. Allarghiamo un attimino il campo d'azione, tanto mi bevo ancora un sorso di caffè. Ricordo ai nuovi che qui siamo al TG della Sapienza Finanziaria, ragazzi, un'iniziativa voluta dal sottoscritto per condividere parte della sua attività con chi avrebbe potuto essere interessato a saperne di più su questa che è questa straordinaria attività, un punto di vista, insomma. Ecco qua, dicevamo, guardate che da quel momento poi il mercato veramente è salito molto. In un paio di settimane è salito di circa quattro figure e mezzo, quindi 450 pips, proprio sulla spinta presumibile dei compratori che sono entrati in acquisto sulla coppia euro-dollaro da quando sui future dell'euro le posizioni nette, così come abbiamo visto qua, sono entrate in positivo, e quindi gli istituzionali iniziano a guadagnare
a partire dal momento in cui il prezzo dell'euro sale. Quindi, guardate la data, guardate che forte movimento c'è stato, quindi qui c'è stato sicuramente, anche se sicuramente nei mercati non esiste, c'è stata molto probabilmente l'entrata in campo di pesanti acquisti di euro che poi hanno riportato il prezzo. Si sono assestati un po' qui in alto e hanno provato a costruire anche delle figure tecniche di inversione, ma vedete che al momento veramente faticano. Questo avrebbe potuto diventare, aumentiamo un pochino lo zoom, un potenziale doppio massimo se il mercato fosse sceso anche solo a livello dell'ultimo minimo relativo del trend che si era instaurato. Ciò non è avvenuto. Vedete che il mercato si sta avvicinando a questo prezzo quasi con molta circospezione. Nulla a che vedere con questa forte e decisa spinta rialzista. E queste sono indicazioni che certamente non dobbiamo snobbare, anzi dobbiamo ben tenere presente nel nostro trading, proprio per non prendere fischi per fiaschi. È pur vero che, sempre su questa coppia, tutta quest'area di consolidamento è in un'area, se vi portate qui a sinistra, in cui qui c'è stata questa forte spike. Io non me lo ricordo neanche che periodo era questo qua. Eravamo sempre sul daily il 9 giugno, quindi il 9 di novembre. Quindi probabilmente c'è stato qualcosa di interessante, qualche notizia forte, probabilmente la Brexit o qualcosa, non ricordo bene. Sapete, non guardo mai le notizie proprio nei dati macroeconomici, le notizie in quanto da Sapienza Finanziaria ci fidiamo di quello che è il prezzo. Quindi dicevo, tutta quest'area, vedete come è andata a consolidarsi proprio in tutta questa fase di riassorbimento. Ecco, generalmente questa sorta di azione dei mercati porta poi a una continuazione della spinta ribassista. Il fatto che a distanza di giorni in cui questo mercato è arrivato proprio su queste aree di riassorbimento, questa decisa candela ribassista del 9 giugno, e non si schiodi da lì, non ci si è ribasso, ci dà proprio un'altra potenziale indicazione che i grossi investitori stanno provando a sostenere l'euro e ci credo, abbiamo visto, loro continueranno a guadagnare fino a quando questa linea continuerà a rimanere al di sopra dello zero e quindi le posizioni nette saranno long. E allora che fare? Beh, certamente ci dobbiamo fidare dei nostri pattern e i nostri pattern ci dicono che a livello operativo non ci sono certamente segnali di inversione ribassista di questo che è questo trend molto deciso. Guardate le spinte rialziste come sono molto più decise dei brevi ritracciamenti, dobbiamo credere a quello che vediamo. Il pattern ci dice che, mercato ci dice che pattern ribassisti non ce ne sono, anzi, continua di buona lena il trend rialzista, è stato rotto l'ultimo massimo praticamente qui, nella sessione giornaliera del 2 giugno. Questa sessione giornaliera ha rotto il massimo relativo, quindi confermando il trend, siamo all'interno del massimo relativo e minimo relativo e quindi potenziali continuazione rialzista. Certamente all'interno di queste figure abbiamo anche tradato con buon profitto in maniera ribassista, andando a tradare quella che era risultata essere una falsa rottura rialzista di questi massimi, la vedete? Una spinta rialzista e poi il prezzo che aveva ripreso l'intera accelerazione rialzista. Questo ha portato i prezzi sul target pieno e quindi abbiamo tradato con buon profitto questa operazione che era con noi settimana scorsa, visto che lunedì, visto che avevamo proprio il trade ancora aperto. L'abbiamo chiuso quando il mercato è arrivato proprio sul target. Come si fa a calcolare il target lo sappiamo. Quindi, attenzione perché davvero il mercato non ne vuol sapere di continuare la discesa. Abbiamo un
un oscillatore stocastico, quindi un derivato del prezzo che ci mostra una chiara divergenza di continuazione con il mercato che fa segnare dei minimi di periodo di volta in volta, sono sempre superiori a questo minimo relativo del trend, ma l'oscillatore, lo vedete bene indicato qui, continua a dare segnali di divergenza di tipo rialzista. Quindi un'altra indicazione per dire che attenzione, che il mercato è al test di aree potenzialmente interessanti per ripartire. Noi abbiamo anche delle strategie all'interno del nostro percorso formativo che abbiamo condiviso all'interno del nostro portafoglio che proprio per seguire quello che è il movimento del prezzo ci consente di non farci domande tra lo long e tra lo short. Noi seguiamo quelli che sono i nostri pattern. L'ultimo trade che abbiamo fatto è stato un trade in acquisto quando il mercato sul ritracciamento dopo la conferma del pattern che è il trend e quindi la continuazione rialzista ci ha fatto cogliere un bel movimento rialzista dal rapporto rischio-rendimento 1,5 e quindi abbiamo chiuso in profitto anche questo trade. E adesso che fare? Beh, pattern che ci dicono di procedere con nuovi acquisti al momento non ce ne sono, a meno che qualcuno abbia delle idee per cui si possa pensare di tradare long su questa coppia. Certo è che ripercorrendo il percorso abbiamo posizioni long e vedete con quanta decisione il mercato abbia intrapreso questa direzione, quindi i grandi investitori, gli speculatori, non i commerciali, quelli che investono sul mercato Forex, sul mercato dei cambi, per coprirsi dal rischio di cambio nelle loro transazioni economiche. Ma questa linea verde è proprio la linea dei large traders, quella che viene chiamata gli speculatori. Quindi questi qui, signori, se incrociano verso l'alto, vuol dire che le loro posizioni nette sono in acquisto. Hanno dei contratti long in portafoglio, vedete che continua ad aumentare, guardate, 32, 42, 60, 65, 70, siamo arrivati a più o meno 80.000 posizioni nette long e quindi questi qua entrano sul mercato comprando. Sono indicazioni da tener conto, tutti i pattern potenziali immaginabili che avrebbero potuto indicare una debolezza di questo trend rialzista sono scomparsi, il doppio massimo, vedete che non riesce ad arrivare a rompere la linea del collo, potenziale, perché non c'è ancora un minimo del trend, testa a spalle, figura di inversione, su questo time frame non se ne vedono e quindi davvero molta molta attenzione perché le indicazioni sono davvero molto molto chiare a livello didattico. Avevo veramente desiderio di aprire così il nostro TG proprio perché la didattica relativa al comportamento dei grandi investitori davvero ci aiuta moltissimo a indirizzare quelli che sono i nostri poi scenari previsivi, almeno per quello che riguarda la coppia di valute euro-dollaro nel medio-lungo termine. Andiamo a vedere sul time frame, sarei curioso di vedere mensile. Prima sul settimanale vediamo come il mercato si sta comportando. Allora, andiamo a vedere l'ultimo potenziale movimento che c'è stato. Non prendiamo in considerazione tutto il movimento laterale che c'è stato, ma fidiamoci di quello che vediamo qui. Quindi l'ultima gamba. Vedete che il trend è assolutamente rialzista. È un trend secondario rialzista e quindi dobbiamo potenzialmente credere a questo movimento. Da quando il mercato è andato a quotare al di sopra del punto di lancio di questa candela verde, candela rossa molto decisa, vedete che c'è stata una sorta di accettazione. Tira una linea orizzontale, rottura e accettazione di tutta questa fase. Cosa vuol dire l'accettazione? L'accettazione significa che il mercato lì ci sta bene,
Ci sta bene. E quando il mercato accetta le rotture, quindi rottura di un punto di lancio di una candela settimanale, è veramente un evento, e guardate anche con quanta forza questa sessione settimanale, e poi accetta la rottura, ovvero non c'è il rientro all'interno, questo porta con le maggiori probabilità ad una continuazione del movimento rialzista. E anche questo, ragazzi, gioca nettamente a favore di quello che abbiamo visto di nuovo qui su Timing Chart e sul COT Report. Quindi attenzione, anche in questo caso abbiamo una bella fase di accettazione che dura ormai da 1, 2, 3, 4, è la quinta settimana, vedete che il mercato si sta comprimendo in questo range di volatilità. Dopo che lo stesso mercato è riuscito a quotare al di sopra di questo prezzo, che qui la Sapienza finanziaria chiamiamo punto di lancio, e questa è un'altra indicazione quindi di potenziale continuazione del movimento rialzista, davvero molto molto interessante. Sul time frame mensile, beh, finalmente il mercato è riuscito ad andare al di sopra il mese scorso. Con una chiusura anche quasi sui massimi al di sopra della media mobile esponenziale 21 periodi, significa che nelle ultime 21 sessioni mensili il prezzo medio di chiusura non era mai stato così alto, era sempre stato al di sotto delle ultime 20 chiusure. Finalmente il mese scorso, guardate con quanta decisione il mercato è riuscito ad andare al di sopra di questo prezzo medio delle ultime 21 chiusure, e questa è decisamente un'altra indicazione della forza che ha questo mercato. Quindi davvero indicazioni assolutamente, assolutamente interessanti per quanto riguarda l'euro. Andrei molto cauto a pensare operazioni quindi short di medio lungo periodo, in quanto veramente tutte le indicazioni ci fanno ritenere che potrebbero esserci continuazione della spinta rialzista. Nulla di scientifico, ci mancherebbe, ma l'analisi del contesto è quello che veramente, ci dice. Qualcuno di voi ha qualche altra idea da condividere in merito a queste conclusioni o, a qualcosa che sta osservando su questa coppia di valute euro-dollaro? Tanto saluto anche gli altri amici che si sono aggiunti, diventiamo sempre di più, mi fa molto piacere. Ripeto, c'è qualcuno che vuole condividere qualcosa in merito a questa coppia che sta tradando o che sta osservando? Se ce l'ha, me lo dice che gli apriamo il microfono, gli apro il microfono e lo condivide insieme a noi. C'è qualcuno qui dentro che sta lavorando su questa copia? Non mi sembrerebbe. No, ok, va bene. Allora lasciamo lì parcheggiata per un attimo. Mi auguro di aver dato comunque delle indicazioni, dei buoni spunti di riflessione. Un'altra cosa che stavo guardando prima dell'apertura del nostro TG, vedete che notizie da didattica operatività in real time. Didatticamente abbiamo visto già qualcosa di interessante. Le notizie dai mercati, andiamo a vedere in questa occasione. Le notizie da calendario economico, tra 2 minuti, stavo guardando notizie dai mercati, questa volta macroeconomiche, sul dollaro canadese ci saranno delle importanti uscite di dati macroeconomici con le
vendite generali al dettaglio. L'ultimo dato 0,2%, meno 2% rispetto all'ultimo dato, previsto è 0,6%, quindi un aumento delle vendite generali al dettaglio di questa coppia in Canada, diciamo, e quindi dovrebbero andare a influenzare le coppie con il dollaro canadese. Noi andiamo sui mercati un attimino a vedere che come si sta comportando il dollaro canadese. Manca un minuto, vedete, all'uscita della notizia. Ripeto, il dato atteso è uno 0,7% di aumento rispetto al meno 0,2% che c'è stato nel dato precedente. Manca veramente un minuto, andiamo a vedere quindi il dollaro canadese come si sta comportando. Eccolo qua. 14:30 esce il dato. Cosa possiamo dire di questa coppia? Beh, davvero molto interessante a livello didattico. Poi ne parliamo. Intanto andiamo a vedere se ci sarà del movimento su questa coppia, come certamente ci si può aspettare. Andiamo su un time frame a 5 minuti e aspettiamo l'uscita del dato. Quindi un po' di didattica in real time sui mercati. Vediamo se e come il mercato sentirà questa notizia. Andiamo a vederla sul minuto. Con la volatilità che potrebbe esserci, mi sono preso proprio un bel momento. Eccolo qua, infatti, guardate che candela molto decisa ribassista. Andiamo a leggere il dato. C'è stato un incremento. Era previsto lo 0,7, c'è stato un incremento quasi più del doppio delle vendite al dettaglio mensile di aprile, quindi era previsto 0,7%. Il dato uscito è più 1,5%, quindi più del doppio di aumento delle vendite, e questo naturalmente si sta ripercuotendo su quello che è il dollaro canadese. Vedete che il dollaro, infatti, la coppia USD-CAD attualmente scende. Scende perché un buon dato canadese, appunto di quella nazione, favorisce teoricamente quella valuta. Quindi USD-CAD CAD è al denominatore, quindi aumenta, si apprezza il dollaro canadese e si deprezza il dollaro americano, e quindi il prezzo scende. Davvero molto interessante, un dato veramente inatteso probabilmente. Per notizia, ragazzi, questi picchi di volatilità ci sono quando il dato si discosta di molto dalle attese. Quando il dato si scosta di molto dalle attese in un verso o nell'altro, è molto più probabile che ci siano questi forti e decisi movimenti. Davvero interessante. Quello che a noi della Sapienza Finanziaria e a tutti noi trader, colleghi, dovrebbe interessarci è questo movimento che attualmente ci sta facendo vedere il dollaro canadese contro il dollaro americano. Era in qualche modo leggibile? Cioè, il fatto che sia uscito un dato così interessante per il dollaro canadese, quindi penalizzante per il dollaro americano, era un evento che i mercati stavano in qualche modo, noi potevamo aspettarci leggendo il grafico, leggendo il dato, leggendo
proprio l'azione dei mercati. E allora io vi esorto a lavorare veramente sui grafici e andare a vedere che cosa succede poi. Beh, di nuovo ragazzi, se andiamo a lavorare su un time frame un pochino superiore, quindi ad esempio weekly, settimanale, credo che balzerà all'attenzione di ognuno di voi il fatto che alcune settimane fa, più o meno alla metà di aprile, il mercato ha tentato di rompere tutta quest'area di ampia resistenza, la vedete che ha tentato di romperla verso l'alto, ma poi di nuovo il prezzo del mercato è rientrato quotando proprio di nuovo a livello settimanale al di sotto del punto di accelerazione da cui partì il tentativo di rottura di tutta questa vasta area di lateralità. Cosa significa questo? Che questo movimento è stato un movimento di falsa, falsa, falsa rottura. Falsa rottura. Di nuovo un movimento che noi abbiamo imparato a riconoscere bene e che è un pattern e che ha come scenario previsivo più probabile la continuazione dei prezzi verso il basso. Quindi, di nuovo, ampia lateralità, il mercato che tenta di romperlo verso l'alto e invece di confermare la rottura proprio così come sta facendo l'euro, ricordate qui su questa copia, ricordate sul settimanale come si è in atto tutta la fase di accettazione della rottura di questo punto di lancio che per noi qui alla Sapienza Finanziaria è un prezzo molto importante. Vedete come il mercato qui sull'euro si è assestato, sta accettando la rottura, cioè non c'è stata la falsa rottura. Guardate invece sul USD CAD, sempre sul stesso time frame, come a rottura avvenuta non solo non ci sia stata tutta questa accettazione, ma anzi, il mercato abbia continuato con la direzione dei rientri fino a quotare con un prezzo di chiusura settimanale al di sotto del punto in cui partì l'accelerazione di rottura. Questo è un pattern che per noi della Sapienza Finanziaria ha come scenario previsivo la continuazione ribassista dei prezzi e quindi non dobbiamo stupirci in qualche modo se a livello probabilistico il mercato possa continuare a scendere e non dobbiamo quindi stupirci se nella giornata odierna il dato di oggi poi penalizza il dollaro americano contro il dollaro canadese, proprio perché è una diretta conseguenza di quello che i mercati ci avevano già fatto vedere prima, ovvero è in atto una clamorosa falsa rottura rialzista, proprio si è già concretata. Vedete, no? C'è stato un tentativo di rottura di tutta questa zona di resistenza molto forte, massimo di mercato, rimbalzo, massimo di mercato o di periodo, rimbalzo verso il basso, tentativo, rimbalzo verso il basso, finalmente provano a romperla, ma i compratori sono veramente troppo deboli rispetto a tutta la forza d'urto dei venditori che ributta il prezzo al di sotto del punto di accelerazione, addirittura al di sotto delle chiusure delle ultime 21 periodi. Quindi quello che sta succedendo in questa fase sul dollaro canadese, andiamo quindi su un time frame un pochino più umano, 4 ore anche solo, non è altro che la diretta conseguenza più probabile di tutto lo scenario previsivo che potevamo immaginare dopo che avevamo individuato il pattern di falsa rottura rialzista. Quindi davvero molto molto interessante a mio avviso quello che sta succedendo. Andiamo a vedere se... Ah, perché tra l'altro ragazzi, su questa coppia, non so se vi siete accorti, ma anche nel medio e lungo periodo
o meglio, nel lungo periodo è in atto una clamorosa falsa rottura rialzista. Guardate qui, se andiamo sul mensile, aumentiamo un po' lo zoom, guardate questa zona di resistenza come è stata poi ripenetrata con decisione verso il basso. La vedete questa falsa rottura? Tentativo di rottura verso l'alto, ma poi clamorosa smentita. Di nuovo il mercato potrebbe scendere fino a questo prezzo, come da pattern. Quindi non solo sul settimanale, ma anche sul mensile, il mercato potrebbe essere alle prese con la costruzione e lo sviluppo di questo pattern di rottura, di falsa rottura. Quindi duplice informazione di tipo ribassista. Non ci stupiamo quindi di quello che sta succedendo, perché l'analisi tecnica del grafico ci aveva proprio consentito di individuare quel pattern sul settimanale che ci diceva che il prezzo poteva veramente scendere. Nel breve periodo, quindi, dove potrebbe arrivare il prezzo? Beh, andiamo a calcolare sempre tecnicamente l'estensione del potenziale movimento, potenziale movimento, quindi il prezzo potrebbe scendere nel tempo almeno fino in area 1,28 e 20, 1,28 e 50, fino a quest'area. Davvero molto interessante. Molto interessante. Abbiamo anche delle strategie operative che consentono a noi di sfruttare questo pattern, e alcuni qui dentro io lo so che le conoscono, perché stavo leggendo, sì, Daniel, è vero. Ah, Vincenzo ci diceva che la ragione del movimento dell'euro qui era l'elezione di Trump, eccolo qua, esatto, bravo. Sul settimanale questa candela era le elezioni di Trump sull'euro-dollaro, ok? A livello settimanale. Quindi torniamo su USD CAD. Quindi questo è il potenziale target del movimento se il mercato veramente continuerà nella prosecuzione verso il basso. Sto pensando a come avremmo potuto approfittare di questo potenziale bel trade. Beh, magari lo condivideremo all'interno del nostro gruppo di lavoro di coloro che stanno lavorando insieme a noi alla Sapienza Finanziaria e hanno agganciato il loro potenziale futuro di trader professionisti con noi qui alla Sapienza Finanziaria. Davvero molto 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 interessante quindi quello che sta succedendo. Quindi un dato assolutamente positivo per il dollaro canadese, vendite generali al dettaglio è un più 0,7%, in realtà il dato uscito ha decretato un aumento delle vendite più del doppio di quelle attese, un più 1,5%. Vendite generali al dettaglio del mensile di aprile. Questo naturalmente si sta ripercuotendo, scusate, si sta ripercuotendo sulla coppia di valute USD CAD. La valuta canadese che si apprezza, la valuta americana che si deprezza, ovviamente USD CAD, CAD al denominatore. Quindi veramente molto molto interessante. Andremo poi a vedere se e come avremmo potuto sfruttare questo potenziale movimento. Oh, tra l'altro nulla di scientifico, ragazzi, perché questo movimento, stiamo guardando adesso sull'orario, su 4 ore, non è detto che continui all'inverosimile, magari lui stesso potrebbe essere un falso movimento, quindi veramente una situazione in divenire. Certo è, su questo time frame settimanale la situazione era abbastanza chiara e non dico prevedibile, ma il pattern della falsa rottura dice chiaramente una continuazione verso il basso. C'è qualcuno che vuole
aggiungere qualcosa in merito a quest'altra coppia di valute sulla quale stiamo andando a lavorare? Avete le domande, la vostra chat, se desiderate fare commenti o quant'altro, non fate altro che dirmelo. Ci lavoriamo sopra, addirittura posso passarvi lo schermo, la piattaforma per andarci a lavorare tutti insieme e quant'altro. Intanto che ci pensate, per dar seguito a quello che è la missione della Sapienza Finanziaria in questo orario, dalle 14 alle 15, dal lunedì e il giovedì, andando a vedere quella che avrebbe potuto essere, potrebbe essere l'operatività in real time su questa coppia, andiamo a vedere come potremmo approfittarne. Allora, se questo è il potenziale target del pattern, vuol dire che il pattern sarà negato se e quando avremo un prezzo di quotazione al di sopra di questo massimo. Quindi qui posizioneremmo, potremmo certamente posizionare uno stop loss, la potenziale vendita, e valutare un'area sulla quale pensare di vendere questa coppia. Un'area sulla quale, se il mercato ci arrivasse, confermerebbe a noi un potenziale rapporto rischio-rendimento almeno 2, quindi rischio 10 per provare a incassare per la mia attività di trading almeno 20. Potremmo dire che quest'area di resistenza, vediamo un po', avremmo tre figure, 300 pips di distanza dallo stop loss e circa 700 pips, quindi sì, esatto. Quindi una buona idea operativa sarebbe attendere il mercato ad una potenziale quotazione attorno ad area 1,35, 1,35-30, e qui vendere la coppia. Vendere la coppia perché sarebbe un prezzo per noi sufficientemente conveniente laddove, se poi il pattern dovesse dar seguito a quello che è il suo potenziale scenario previsivo, avremmo un rapporto rischio-rendimento interessante. Lo scenario previsivo qual è? Brevemente, che da qui in poi, da quando il mercato settimana scorsa ha confermato la falsa rottura, il mercato potrebbe oscillare a suo piacimento qui dentro, in quest'area, e nel suo oscillare andare prima sul take profit, prima su in area 1,28,20, piuttosto che in area 1,39. Questo è lo scenario previsivo, è l'unico che ci interessa. Abbiamo un pattern da falsa rottura, ribassista, quindi abbiamo una potenziale estensione del pattern, abbiamo un prezzo di potenziale negazione del pattern e lo scenario previsivo è che da qui in poi, dalla conferma del pattern, il mercato potrebbe fare tutti i giri che vuole il prezzo. Ma abbiamo la maggiore probabilità che nel vagare in quest'area il mercato arriverà prima in area 1,28,22 piuttosto che in area 1,37,80. Questa è il nostro credo da trader, perché è il pattern che ce lo dice, quindi siamo autorizzati, abbiamo facoltà di pensare ad un'operazione finanziaria. Quale prezzo potrebbe essere interessante per noi? Certamente questo, 1,35, 1,35,30. Perché? Perché se il prezzo andasse a quotarlo, darebbe a noi un rapporto rischio-rendimento, nel caso andasse poi a target, interessante. Vendere adesso sarebbe da idioti, in quanto avremo certamente di nuovo un vantaggio competitivo di andare a target, ma il rischio, o meglio, il potenziale incasso per la nostra impresa sarebbe inferiore al rischio addirittura che ci assumeremmo per intraprendere questa strategia operativa. È un po' come quel commerciante che domani mattina viene da me e mi compra le mele a 1 euro al chilo e poi me le va a vendere a 90 centesimi in negozio. Chiedetevi se voi lo fareste mai. Ecco, noi questa cosa non la facciamo nemmeno sui mercati finanziari. Quindi vendere adesso per avere un potenziale incasso inferiore addirittura al rischio che mi assumo
direi che leggermente controproducente. Quindi questo è veramente, veramente interessante, davvero interessante. Andiamo a vedere intanto l'euro come si sta muovendo. Vedete veramente questa accettazione di questi movimenti, di queste rotture. Davvero molto, molto interessante. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, ragazzi? Abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme. Se qualcuno tra di voi ha desiderio di condividere qualcosa o vuole andare a lavorare su qualcosa, lui in particolare, io gli passo lo schermo e andiamo tutti quanti. Non avete idea i benefici che potreste avere facendolo insieme a tutti quanti in real time. C'è Stefano che dice. Una falsatura in euro-dollaro H1, una falsa rottura euro-H1. Stefano, hai la piattaforma aperta? Posso passarti un attimo? Posso aprirti il microfono? Ok, Stefano, allora intanto ti apro il microfono e ti saluto. Ciao Stefano, ben arrivato. Grazie, buongiorno intanto. Ciao, ciao Stefano. Allora, ti posso passare lo schermo? Va bene. Occhio che adesso tutto quello che hai tu lo vediamo anche noi, quindi un po' di tua descrizione. Eccoti qua. Ancora un attimino che non ti vediamo ancora. Eccoti qua. Ok, vedete la piattaforma, giusto? Assolutamente sì. Ok, va bene. Niente, stavo proprio guardando adesso il grafico euro-dollaro e diciamo grazie agli esempi che hai fatto anche tu nel gruppo in cui diciamo vai a zoomare tanto diciamo nel grafico, no? Quindi si spulciano le opportunità un po' meglio e diciamo che ho iniziato a farlo anch'io e ho notato quella che poteva essere una falsa rottura che ho evidenziata in blu qua in azzurro. Ok? Allora, questa qui è una praticamente un'area di resistenza in quanto è stata testata più volte. E la volta scorsa spiegavi appunto che bisogna che ci siano almeno due test per avere un supporto o una resistenza. Sì, per esperienza diciamo che questo è certamente un buon indizio. Ecco, quindi qua si può notare che il prezzo ha rotto per poi rientrare sul punto di lancio. Ha chiuso al di sotto? Ha chiuso praticamente allo stesso livello del punto di lancio. Bene. Questo qua, guarda, adesso. Allora, te lo mostro. È sufficiente che ci passi sopra con il mouse e lui ti dà il prezzo esatto della chiusura della candela. Togli Ok, allora. pure la linea e vai sul prezzo di apertura, di quella candela verde. Ok, qua Esatto. l'apertura è 1.11.62. 1.11.62.6, ok. E la E la chiusura chiusura? qua è stata su 1.11.62. 2. Sì, uguale praticamente. Prova a tornare su quella verde. Ok, leggi di nuovo. 1.11.62 e 6, se vogliamo metterci dentro anche l'ultimo Certo che ce lo decimale. mettiamo. Certo che ce lo E mettiamo. qui la chiusura è 1.11.62 e 2, quindi se vogliamo fare i propri precisi precisi, ha chiuso sotto. Tu che mestiere fai, se posso saperlo? E io al momento sto studiando solo qua. Ok. E quando studi, cerchi di fare le cose precise o così in maniera borracciata? Precisi, No, beh, che discorsi precisi. bravo, è proprio lì che volevo, no? Era ironico, ovviamente. È come chiunque, no, sul proprio mestiere, se non fa un lavoro con precisione,
assoluta, i dettagli spesso fanno la differenza. Abbiamo la conferma quindi, ragazzi, che c'è stata una falsa rottura per mezzo pip. Non succede niente per caso sui mercati, non mi vengono a dire che la piattaforma, uno segna uno, uno segna l'altro, balle, balle. Se la mia piattaforma mi dice 0,5 mezzo pip in qua o in là, vuol dire mezzo pip in qua o in là. E quindi c'è stata la falsa rottura. Bene, questo cosa significa, stavi dicendo? La falsa rottura sta a indicare che probabilmente il prezzo andrà nella direzione, diciamo, di rientro, Esatto. quindi in direzione opposta alla falsa rottura. Quindi, Esatto. come facciamo a calcolare la nostra area di lavoro? Praticamente misuriamo l'estensione che intercorre tra il punto di lancio di questa falsa rottura, che abbiamo detto è 1,11,62,6, fino a il massimo, diciamo, di questa falsa rottura, ok? Che è quotato a 1,11,77. A questo punto cosa facciamo? Spostiamo questa ampiezza sotto il punto di lancio in questione e questo praticamente sarà il nostro obiettivo principale. Esatto, perché quel pattern lì ci dice che potenzialmente c'è la forza di arrivare solo fino lì. Punto. Non ci dice che con 10 euro di carburante io farò 200 km. Mi piacerebbe. Mi dice che con 10 euro di carburante io farò tot chilometri e io mi devo fidare di quello lì, non mi posso fidare di più. Perfetto, questo è il pattern. Bene. Quindi? Ok, quindi adesso dobbiamo pensare a come sfruttarlo, no? Praticamente, cioè entrare a mercato in una posizione per noi vantaggiosa, in poche parole. Esatto, quindi dobbiamo tirar fuori una strategia operativa, dobbiamo creare una strategia operativa. Il pattern c'è e ci dice qualche cosa. La domanda è come facciamo a sfruttare questa idea, questa informazione? Da lì la nostra strategia operativa. Ce n'hai Ok. una tu? Beh, sì, quella è studiata, insomma. Certo. Allora, intanto dobbiamo capire, prima di sapere dove entrare, dobbiamo capire qual è la nostra area di trading, no? Che quindi un punto l'abbiamo già trovato, che è questo, il potenziale target. Dobbiamo identificare l'area di stop loss. Che è Allora, l'area di l'area stop loss. sulla quale, che è l'area che è superata la quale il pattern sarebbe negato, no? Esatto. L'idea sarebbe negata e quindi, amici come prima, io ti presto i soldi e tu non me li ridai più indietro perché avevi ragione tu. Punto. Esatto. Bene. Allora, lo stop loss naturalmente va messo sopra il massimo della falsa rottura, qui, Esatto. nella linea blu praticamente. A questo punto dobbiamo cercare, un punto d'ingresso che ci dia un rischio rendimento almeno di 1,5, se non 2, sarebbe ancora meglio. Esatto. Quindi adesso praticamente cerchiamo un punto d'ingresso, ad esempio potremmo provare da qua. Da quando il mercato, ascolta bene, da quando il mercato ha confermato la chiusura, la falsa rottura, è già andato, mi pare, a quotare un prezzo per noi interessante, vero? Sì, quello sì. L'ha Sì. già Sì, fatto. con Quindi questa candela. saremmo in pesante ritardo, no? Sì, in questo momento sì. Quando è che è avvenuta quella rottura lì? Che io non lo so. La rottura? No, dico Ok. la falsa rottura, la conferma del pattern. Ciao Daniel, ciao, bene, grazie per essere stato con noi. Ciao, a lunedì. La conferma è avvenuta questa mattina alle 8, praticamente alle 9. Ah, interessante. Ecco, Ok. quindi diciamo che un punto di ingresso molto interessante sarebbe stato sicuramente su questo livello all'incirca. Sì, la candela delle 10 più o meno, eh? Infatti qua se proviamo avremmo avuto
praticamente 8 punti, 7 punti di stop loss per un potenziale profitto di 24, quindi 1 a 3. Quindi se noi avessimo messo un ordine pendente qua stamattina, sicuramente saremmo in buon profitto adesso. Saremmo comunque al mercato, no? Sì. Interessante. Ottima, ottima indicazione, davvero interessante. Adesso sarebbe andato tutto, oramai sarebbe tardi, no? Perché le candele sono, anche la candela in atto che si sta per chiudere, vedi che è andata di nuovo a battere un prezzo importante per noi, quindi se non fossimo riusciti a fare il trade questa mattina alle 10, adesso con la candela, con la sessione dalle 14 alle 15, noi avremmo potuto fare il nostro trade. Sì. Davvero interessante, quindi lo stop là sui massimi, il take profit di chiusura dell'operazione là sotto e ci fidiamo del pattern, no? Eh sì, non si può fare Davvero altro. interessante, davvero molto molto interessante. Complimenti, davvero un'ottima individuazione. Tra l'altro anche Grazie. un'area molto, molto importante quella lì, perché vedo che precedentemente era un'area di resistenza, tutta quell'area lì, no? Sì, io diciamo ho diviso con due colori le aree di resistenza, queste qui rosa rosse, con le aree di supporto, queste qui verdi, in modo da vedere subito a occhio dove può girare il prezzo. Certo, sì, davvero molto, molto interessante. Beh, complimenti Vincenzo, complimenti Grazie. davvero. Stefano. Stefano, ho Vincenzo qui davanti, uno dei Vincenzi che mi sta facendo una domanda. Ok ragazzi, davvero ottimo, ottimo, ottimo. Sono già le 15 purtroppo, quindi l'orario per il nostro TG anche per oggi è terminato. Per quello che mi riguarda, possiamo darci l'appuntamento a lunedì prossimo alle 13. Io naturalmente ci sarò. Non mi rimane che ringraziare tutti voi che ogni volta siete più in tanti. Quindi grazie ad Antonio, a Davide, Emiliano, a Federico, a Gabriele, a Giuseppe, a Graziano, a Lorenzo, a Luciano, a Manuele, Marco, Maria, Altra Maria, Nazareno, Roberto, Vincenzo, a William e naturalmente al collega Stefano che anche oggi ha voluto condividere con noi qualcosa di davvero, davvero, davvero interessante. Mi riprendo un attimino lo schermo per andare a vedere di nuovo. Stai provando a ripassarmelo tu? Io ho, aspetta un attimo, io ho toccato un bottone, non so se. Sì, me lo riprendo io, non ti preoccupare. Ditemi quando mi vedete, ragazzi. Ok, adesso ti vediamo. Perfetto, volevo andare a vedere, rivedere un attimino il movimento interessante di USDCAD. Ecco, vedete che di nuovo c'è stata una bella chiusura oraria, proprio sul dato uscito quasi sui massimi. Vediamo se sono andati a chiudere al di sotto dei livelli importanti. No, quindi sono livelli che tengono. Diventerà cruciale osservare se e come a livello didattico il mercato riuscirà a penetrare queste aree di resistenza e supporto poi. Guardate, qui c'è stata una bella area di resistenza rotta verso l'alto che poi era diventata una buonissima area di supporto. Il mercato ci è arrivato, la sta sentendo e quindi diventa interessante e cruciale per la continuazione ribassista su questo time frame. Andare a vedere se come il mercato riuscirà a rompere questa interessante e importante area di prezzo. Bene, ragazzi, dai, davvero un TG molto interessante oggi. I didattici, gli spunti di riflessione sono stati innumerevoli. Ringrazio tutti voi, ringrazio l'amico Stefano che ha condiviso con noi parte delle sue analisi del suo lavoro. Quindi grazie di nuovo. Ragazzi, l'appuntamento è per lunedì prossimo, ore 14, dalle 14 alle 15, il TG con la Sapienza finanziaria. Ciao a tutti ragazzi, ciao e grazie ancora. Ciao, ciao, arrivederci. Ciao Stefano, ciao a tutti. Ciao e grazie.